Per i test d'ingresso alle facoltà medico-sanitarie, ad esempio medicina e chirurgia, vengono forniti 100 minuti di tempo per dare risposta a 60 quesiti. Sono tanti, vero? Beh, conosco diversi studenti che, ahimè, hanno provato il test più e più volte e ti potranno confermare che non è così. Infatti, quei 100 minuti scorrono in maniera completamente diversa quel giorno, per diversi fattori, ad esempio la tensione. È fondamentale quindi sfruttarli e avere quindi un metodo. In particolare, il metodo WOW, un metodo completamente gratuito che puoi anche trovare sulla nostra guida, scaricabile gratuitamente dalla nostra piattaforma, ti aiuta a sfruttare quei 100 minuti in maniera impeccabile e chirurgica. Devi solo però abituarti a lavorare in ogni simulazione come se fosse il giorno del test e vedrai che il giorno del test sarà come affrontare una simulazione. In questo video ti spiegherò quali sono le tre fasi principali che prevede il metodo per affrontare appunto il test. E soprattutto quali sono i punti salienti da non dimenticare e da mettere in pratica proprio quel fatidico giorno. Io sono Federico di Tutor Wow e come già detto in precedenza, in questo video ti voglio raccontare nel dettaglio quelle che sono le tre fasi per affrontare il test d'ingresso. Queste si basano sulla gestione del tempo, che sarà fondamentale, perché come ti ho già detto, il tempo è una risorsa utilissima. E sprecarla è l'errore più grande che tu possa commettere quel giorno. La prima fase viene anche chiamata fase d'attacco. È la fase iniziale dove tu ti approcci al test, apri quel plico. E in questa prima fase, ovviamente, la prima cosa che farai sarà leggere il primo quesito e cominciare la risoluzione, giusto? Sbagliatissimo! È la cosa più grave che tu possa fare, perché comincerai a mettere il tuo cervello sotto torchio in un quesito che magari non riesci nemmeno a risolvere. Quindi la prima cosa fondamentale è dai una lettura ai quesiti. Parti dalla materia su cui sei più forte, su cui sei più sicuro. In genere, per i ragazzi che escono dallo scientifico, sono materie dove si ha un po' più di calcolo, come può essere ad esempio chimica o matematica e fisica. Ma nulla vieta di cominciare anche da materie come biologia. Quindi devi partire da quella materia che ti mette a tuo agio, che conosci, su cui sai di poter contare in merito alla tua preparazione. Parti quindi da questa materia, comincia a leggere i quesiti e rispondi solo se sei sicuro al 100%. Devi esserne convinto che quella sia la risposta giusta, e una volta messa quella crocetta non la toglierai più, perché il tuo cervello è fresco e responsivo in questa prima fase, quindi non ha senso mettersi troppi dubbi. Metti quella crocetta e vai tranquillo. È di fondamentale importanza non fare errori in questa fase, quindi cerca di tenere gli errori al minimo, e per farlo, appunto, devi rispondere solo se sei sicuro. Questa fase deve durare inizialmente 10 minuti. E l'obiettivo è una risposta a 15-20 quesiti, che di solito sono i quesiti più semplici o comunque sia più immediati che trovi nei test. Questi quesiti saranno il tuo punteggio iniziale di base, su cui sei sicuro di aver dato una risposta corretta, o comunque sia il numero di errori è davvero irrisorio. Stiamo parlando di massimo uno o due errori su 15 quesiti a cui devi dare risposta. Non preoccuparti se all'inizio non riesci a dare così tante risposte. È normale. I ragazzi di solito, quando si approcciano a questo metodo, cominciano a dare una risposta a massimo 6-7 quesiti nella prima fase. Quindi sarà l'allenamento, e la prima cosa che ti consiglio, infatti, è anche quella di cominciare a sfruttarla da subito. Se domani fai una simulazione, non perdere tempo, applica già questo metodo. Una volta che avrai letto tutti i quesiti e avrai dato risposta a quelli più immediati, sicuramente avrai anche identificato quei quesiti dove sai di poter rispondere, ma ti richiedono un po' più di tempo. In genere magari sono quesiti di calcolo, di cui sai quali sono le formule da applicare, però sai anche che c'è un rischio di errore e richiedono quindi un po' più di attenzione. Bene, questi quesiti li affronterai adesso, nella seconda fase, ovvero la fase del centrocampo. Questa fase dura all'incirca 25-30 minuti e dovrai dare risposta a questi quesiti precedentemente descritti. Questi saranno infatti i quesiti di difficoltà intermedia, ovvero quelli che richiedono dall'1 ai 3 minuti di risoluzione. Saranno quindi all'incirca 10-20 quesiti in questa fase a cui darai risposta. È fondamentale che anche in questa fase controlli l'errore. Quindi rispondi solo se sei sicuro, non strafare. Al termine di queste due fasi avrai quindi 35-40 quesiti a cui hai dato risposta. Non ti preoccupare se all'inizio non è così, è normale, devi abituarti ad applicare il metodo e pian piano con la pratica, e soprattutto abbinando anche lo studio e la correzione di determinati errori delle precedenti simulazioni, migliorerai e arriverai a questi numeri. Devi solamente darti un po' di tempo e avere fiducia in te stesso. Bene, quindi con la fase d'attacco che è durata 10 minuti e la fase di centrocampo che dura all'incirca 25-30 minuti,
rimangono all'incirca 65-60 minuti. E sono tantissimi, vero? Sbagliato, perché la terza fase è quella fondamentale ed è la fase di difesa. Non a caso si chiama così, perché devi difendere quel punteggio che ti sei portato a casa. Da chi dovresti difenderlo? Da te stesso. In questa fase è normale che molti ragazzi percepiscono la pressione del test, l'ansia di non aver messo abbastanza risposte e fanno il cosiddetto effetto kamikaze, ovvero cominciano a dare risposte a raffica anche a quesiti a cui non sanno rispondere, rovinando completamente tutta la prova precedentemente fatta. Questo è l'incubo più grave di ogni studente. E mi raccomando, devi evitare che accada. Cerca di darti dei limiti, non rispondere a troppi quesiti. Poniti un massimo di 5 quesiti a cui puoi modificare una risposta, oppure 5 quesiti in cui puoi rischiare di mettere la crocetta. Ma questo lo suggerisco solamente nelle fasi un po' più avanzate, di solito. Altrimenti, mettiti a ricontrollare i calcoli. Controlla che siano perfetti, cerca quindi di non strafare. Devi avere un sacco di autocontrollo in questa fase, perché il rischio è proprio dietro l'angolo. Penserai quindi che questi 60 minuti non passeranno più, vero? In realtà, credimi, questi 60 minuti non sono effettivi. Ci saranno un sacco di distrazioni intorno a te. E soprattutto, la tua attenzione e la tua concentrazione saranno calate ormai. Allo scoccare della mezz'ora, infatti, la tensione tende a calare drasticamente. Quindi puoi anche prenderti una piccola pausa di 1-2 minuti. Non è una cosa così sbagliata. Alza lo sguardo e cerca di riprendere la concentrazione e il focus. Una volta fatto ciò, rientra nella tua bolla di concentrazione, pronto per dare il 100% come all'inizio della prova. Inoltre, un altro fattore che di solito non si tiene in considerazione è quello che queste tempistiche che ti ho appena fornito, il giorno del test potresti non rispettarle così rigorosamente come durante una simulazione. Quindi magari la fase d'attacco potrebbe durare 20 minuti invece che 10, e la fase di centrocampo potrebbe durarne anche 50. Ti ritroveresti quindi con una fase di difesa molto più ridotta. Questo perché la lucidità durante il test non è come durante una simulazione in cui sei in un ambiente molto più tranquillo e senza tutte le distrazioni che ti possono circondare durante il giorno della prova. Quindi metti sempre in conto anche questi fattori. Una cosa fondamentale è sicuramente l'autoconsapevolezza di sapere che se un argomento non è stato affrontato o comunque sia non si conosce benissimo, non ci si può aspettare di mettere una risposta corretta su quel determinato quesito. Quindi cerca di tirare il freno a mano e non strafare con le risposte. Bene, questi erano i punti fondamentali delle tre fasi del metodo. Se vuoi approfondirli, ti invito a leggere la guida, la puoi trovare gratuitamente sulla nostra piattaforma e puoi scaricarne l'ebook. Lì potrai leggere tranquillamente e approfondire nel dettaglio le varie fasi, proprio per poterle applicare meglio sia durante le simulazioni sia durante il giorno del test. Siamo giunti alla fine di questo video. Spero di averti aiutato e di averti dato la base per impostare un metodo da utilizzare durante lo svolgimento delle simulazioni, ma soprattutto durante quel fatidico giorno, ovvero il giorno del test. Per qualsiasi domanda o dubbio, ci puoi sempre trovare nei nostri canali ufficiali, come ad esempio la pagina Instagram di TutorWow o la pagina TikTok sempre a nome di TutorWow. Ti invito quindi a provare questo metodo già dalla prossima simulazione. Facci sapere nei commenti come va e soprattutto, se ti è piaciuto il video, lascia un like. Iscriviti per non perdere gli aggiornamenti. Noi infatti ci vediamo al prossimo video. Ciao!